Attualmente ancora sono sotto esame del Parlamento in quinta commissione bilancio gli emendamenti segnalati al decreto rilancio, tutto questo mentre sono ancora in corso gli stati generali. Come sindacato ANIF, su un punto è chiaro ed evidente cosa dobbiamo ribadire. Abbiamo ribadito che quando si parla di diritto allo studio, punto molto, certamente argomento all'ordine del giorno, è un argomento molto sensibile, che ci trova molti sensibili a questo tema. Il tema quale sarebbe? Quello delle classi pollaio. È un tema prioritario anche per il governo, come è il tema prioritario per il governo anche il recupero del tempo scuola, il rafforzamento del recupero del tempo scuola. E tutto questo però per noi si deve fare fin da subito. Questa è una priorità immediata, perché si lega alla riapertura in sicurezza delle scuole a settembre, e quindi bisogna che già nel decreto rilancio, senza aspettare la prossima legge di bilancio di ottobre, senza aspettare che arrivino i soldi del recovery fund, bisogna che il governo fin da ora faccio una scelta precisa. Se è questo, se conferma la volontà di eliminare o combattere le classi pollaio, di rafforzare il tempo scuola, è evidente che fin da ora nel decreto rilancio devono essere approvati quegli emendamenti che noi abbiamo segnalato, che sono oggetto della discussione, che riguardano la riduzione delle classi a 20 alunni, addirittura a 15-16 se si deve tenere fronte al distanziamento sociale. Anche le riviste specialistiche del settore ci dicono che ci vorrebbero almeno 60.000 insegnanti in più nella scuola infanzia e primaria e altrettanti nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ci vorrebbero anche altri 40.000 ATA, sia per l'igienizzazione, perché 30 minuti in un giorno non servono a niente, servono più personale, sia per la vigilanza, essendo più classi, bisogna utilizzare i plessi. Quindi insistiamo su questo, con un piano straordinario di reclutamento. I precari li abbiamo, sono precari di Stato, sono precari che sono inseriti in graduatorie di Stato, graduatorie per titoli, anche questo abbiamo ribadito al Premier Conte, devono essere assunti, non si parla qua di una sanatoria, qua si parla di rilanciare il Paese con le risorse umane che ci siamo ritrovati anche in tempo di pandemia, durante la didattica a distanza, durante lo smart working. Quindi è un tema che noi continueremo insieme all'altro grande tema, che è quello sulla equità sociale, sulla lotta alla povertà educativa. Bisogna intervenire anche con organici differenti per regione e per territorio. Laddove il territorio ha problemi a livello si è inserito in un tessuto economico, sociale diverso rispetto all'altro, più povero, con più problemi, è evidente, con una maggiore disoccupazione o ancora con un alto tasso di abbandono scolastico, bisogna intervenire con organici diversi. Se noi leghiamo questo fin da ora alla scuola in sicurezza, per far ripartire una scuola migliore, una scuola più equa, più giusta e più solidale, e allora fin da ora questa è la strada giusta, e noi faremo di tutto per indicare al governo tutte le strade da percorrere per realizzare questo obiettivo.